L'Automobile Club di Salerno l'allarme lo aveva lanciato già il mese scorso quando presentò il rapporto sugli incidenti stradali. Numeri terribili per la provincia con un'escalation di morti sull'asfalto. Le strade del Salernitano si confermano tra le più pericolose non solo della regione ma d'Italia. E la drammatica conferma al grido d'allarme lanciato dall'ACI sui dati del Ministero delle Infrastrutture è arrivata nelle festività natalizie. Sono 6 le vittime in appena 3 giorni in altrettanti incidenti che hanno insanguinato le strade della provincia. L'ultimo in ordine di tempo nella notte di Natale a Giungano, dove sulla provinciale 137 si sono scontrati un appunto con a bordo 2 tunisini e un'Astra guidata da un cittadino del posto. Uno dei 2 stranieri, di appena 18 anni, è morto all'ospedale di Battipaglia, mentre l'altro occupante è ricoverato in gravi condizioni. Solo prima della vigilia di Natale, in un altro frontale, avevano perso la vita 3 persone in uno schianto avvenuto ad Atena Lucana, sulla statale 956 che dal comune salernitano conduce a Brienza, in Basilicata. Fatale, uno scontro con un mezzo pesante. Il conducente è stato trasportato a Polla in stato di shock. Ad Eboli, invece, lo stesso giorno e mattinata, una bisarca si è vista piombare addosso, come ha raccontato il camionista, un'auto con a bordo padre e figlio. In tutti e 3 i casi, indagini ancora in corso da parte di stradale e carabinieri, ma a quanto pare fatali si sono rivelate l'alta velocità e i sorpassi azzardati. Da Giungano ad Atena Lucana, passando per Eboli, queste festività natalizie sono state segnate dalle drammatiche tragedie sulla strada.